Siamo al volley. Ieri sera la straordinaria vittoria della Trentino Itas sul campo di Perugia nella semifinale di andata di Champions League. Sentiamo dunque le voci dei protagonisti nel servizio di Maurizio Colantoni. La partita più bella dell'anno finisce al tie-break in casa di Perugia, la corazzata più forte del volley italiano. La bella Trento alza la voce, gioca una pallavolo stellare e si prende così la semifinale di andata di Champions League. Un gruppo compatto, sorridente, tecnicamente forte, guidato da un condottiero di 37 anni, il capitano bulgaro Matej Kaczyński. La forza di questo gruppo impressionante è quella che mi tiene ancora, diciamo, in vita. Sono fantastici e il modo in cui combattiamo veramente ti dà soddisfazioni durante la gara anche, non solo pensandoci. E poi gli altri fenomeni, Podrašanin, Lisinas, Micheletto, Lavia, Sbertoli in regia e Giulio Pinali. L'opposto della nazionale torna a prendersi il posto da titolare nel momento più importante della stagione, tra playoff di Superlega e il più importante trofeo europeo. Abbiamo due partite molto importanti, avremo Piacenza in casa loro, sarà una battaglia visto la partita d'andata. Loro vorranno riscattarsi, quindi giocheranno una grande partita e la stessa cosa farà Perugia quando verrà da noi. Siamo contentissimi del risultato e siamo carichi per giocare anche le prossime partite. Il 7 aprile si replicherà a Trento. Perugia dovrà brillare, Trento potrebbe trovare di nuovo la finale di Champions. Abbiamo la possibilità di andare in un'altra finale della Champions. Io sono felicissimo solo del fatto di potercela giocare, però sto sognando di andare avanti. Domani